il progetto di questa guida ragionata era stato già pensato da Giorgio. Infatti, i due collaboratori, sia Maria Giovanna che Davide, erano stati avevano avuto rapporti con Giorgio. Ielmini, già da molti anni, ha seguito il lavoro di Giorgio e aveva già pubblicato dei libri che riguardavano lui. E Maria Giovanna, proprio pochi mesi prima che Giorgio morisse, aveva avuto l'incarico di preparare questo catalogo, che poi è diventato una guida ragionata a tutte le opere, diciamo, le opere scritte di Giorgio, mentre le altre sono quelle curate da Davide, sono opere scritte per il suo quartetto o per i suoi collaboratori del periodo nel quale lui ha sempre fatto molti concerti di jazz. Non sono due fasi diverse, è la vita di Giorgio in una prima fase di produzione jazz, diciamo, in cui lui scriveva per i suoi musicisti, invece la seconda parte, diciamo, più rivolta a una esecuzione, a un'interpretazione di altre persone, di altri musicisti, che poteva essere un direttore d'orchestra, un direttore di un conservatorio, che si potesse occupare di questa, diciamo, di queste esecuzioni. Quindi, se si può dire, forse che la prima parte è dedicata proprio ai suoi musicisti di jazz, con cui lui aveva avuto sempre dei rapporti molto stretti, continui, facevano la stessa vita praticamente. Mentre invece la parte cosiddetta curata da Maria Giovanna è più indirizzata, più in generale, a tutti i musicisti. Lui non considerava assolutamente diverse tutte le sue, diciamo, tutti i suoi modi di esprimersi. Avevano un filo conduttore unico che si poteva esprimere sia attraverso il jazz che attraverso la musica cosiddetta contemporanea e sia attraverso anche il gesto, diciamo, visivo. Come poteva essere un disegno su un acquerello, una pennellata molto spesso, oppure un concetto, cercava di tradurre un suo concetto sotto forma di figura, ecco. Giorgio frequentava molto la bottega di Scantica, che tu conosci senz'altro, e aveva trovato un disco di musiche, di Niccolò Castiglioni, e di cui Giorgio era molto amico e aveva, a parte l'amicizia, una grandissima stima e considerazione, ovviamente. E quindi, quando trovò questo disco di musiche di Castiglioni eseguite da Alfonso, lo chiamò. Gli telefonò per fargli i complimenti per questo intuito che lui aveva notato in questa interpretazione. E da lì hanno cominciato a parlarsi, a frequentarsi, a scambiarsi un po' di tutto, idee, progetti. Non, parlavano, e da lì è nata questa collaborazione. Poi, avendo Giorgio naturalmente subito visto e capito le possibilità di Alfonso, ha scritto dei brani per lui e che poi, quando andavamo a sentirli, questo non ne fai uso che vuoi, che ti autorizzo, lo ascoltava e mi diceva: "Ma io non so mica suonare così, sai, non ci riesco mica. Ma Giorgio, ma non puoi farti un paragone con una persona che potrebbe essere tuo nipote?" No, io non potrei suonare come suona lui. Quindi aveva scritto proprio pensando alle sue possibilità. E c'è stato molto, molto scambio e molta, come si può dire, armonia tra di loro, veramente. E quindi, quando c'è stato da scrivere questa presentazione del libro, chi meglio di lui?